Anche Napoli e la Campania partecipano alla campagna Una pila alla volta e il progetto nazionale di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni. A promuoverlo è il centro di coordinamento pile e accumulatori che vuole educare i più giovani ad una corretta gestione di questo tipo di rifiuti. Saranno poi loro che dovranno portare avanti questi discorsi per le generazioni future, perché non ci basta oggi raggiungere, diciamo, il tasso minimo di raccolta imposto dalla Comunità Europea, ma dobbiamo riuscire a mantenere questo livello di raccolta nel tempo. È importante che la raccolta differenziata diventi un tema comune dei giovani. Oggi parliamo di pile, ma parliamo di tutti quanti i materiali da raccolta differenziata. In questo caso portiamo non solo anche la raccolta delle pile delle scuole, oltre che nei tabaccai e nei centri di raccolta, ma portiamo un contest in cui i ragazzi inizieranno a riflettere sulla raccolta differenziata e tramite la creatività potranno quindi sempre di più pensare a quanto è importante la raccolta differenziata per loro e per la nostra città. Fino a marzo prossimo le squadre che partecipano al contest, registrandosi sul sito dell'iniziativa www.unapilaallavolta.it, saranno chiamate ad affrontare 5 sfide sulla raccolta differenziata delle batterie. In palio ci sono buoni acquisto per materiale didattico o sportivo. L'adesione avviene direttamente online sul sito dedicato. È necessario creare una o più squadre e partecipare alle prove per raccogliere più voti social attraverso i propri contatti di Facebook, Twitter, Instagram e così via. È un'iniziativa importante, per la prima volta a Napoli il Centro Nazionale di Coordinamento del Recupero delle Batterie Portatili, molto importante, quelle che utilizziamo nei nostri elettrodomestici, sarà rivolto questa campagna di comunicazione. Ringraziamo il Centro di Coordinamento, a tutti i ragazzi che si potranno organizzare in un contest particolare, sono previsti anche dei premi. Quindi uniamo questo aspetto didattico molto importante, grazie ai ragazzi e alle scuole di Napoli che stanno aderendo in maniera davvero entusiasmante, con un impulso in più alla raccolta delle pile, perché nelle pile esauste, nelle batterie che utilizziamo normalmente per i vari usi, ci sono dei metalli pesanti, delle sostanze che, se abbandonate nell'ambiente, fanno un grave danno. Quindi con un piccolo gesto noi possiamo ottenere un grandissimo risultato per la salvaguardia dell'ambiente.